Paesaggio rurale tra identità, storia e sviluppo. Siamo un evento che si introduce nel dossier di candidatura del paesaggio della Bonifica Leopoldina della Vanticchiana, che vuole inserirsi tra i paesaggi storici d'Italia. Esatto, è proprio quello a cui miriamo. Ormai sono 2 anni che lavoriamo a questo percorso. Il dossier è praticamente pronto, quindi è una vittoria di un territorio che si è riunito. Sono 23.000 ettari di terreno, di comuni importanti che vanno da Civitella a Montepulciano a Cortona, dove Lucignano da piccolo ma è capofila di questo percorso. Crediamo che la nostra Valdichiana abbia tutte le caratteristiche per poter essere inserita come paesaggio storico rurale, soprattutto per l'opera appunto della bonifica. Ed oggi analizzeremo in questo convegno, grazie alla presenza dell'assessore De Masi, dell'assessore Ceccarelli, della vicepresidente Lucia De Robertis del Consiglio regionale, appunto della loro straordinaria vicinanza e sostegno, perché la regione è con noi in questo percorso. Analizzeremo i tratti salienti di quello che è stata quest'opera e di come si è mantenuta nel tempo. Paesaggio rurale e sviluppo, come si coniugano queste due realtà? Beh, se noi guardiamo ad una transizione maggiormente ecologica verso una nuova economia, se noi pensiamo che il paesaggio toscano ha un valore sicuramente ambientale, paesaggistico, ma anche un valore economico, perché conferisce ad ogni prodotto che esce dalla Toscana, noi vediamo che si coniugano molto bene. E credo che salvaguardare quello che è il paesaggio storico, in questo caso il paesaggio rurale, e come dire, constatare che i contadini sono stati i primi paesaggisti è un nostro dovere, non soltanto per quanto riguarda la tutela delle risorse territoriali ed ambientali, ma anche perché in questo modo noi creiamo le migliori condizioni per uno sviluppo sostenibile e per uno sviluppo durevole. La Valdichiana è sicuramente uno scrigno di grande pregio per quanto riguarda questo paesaggio e il nostro dovere anche attraverso questa iniziativa, che è quella della richiesta dell'iscrizione nel registro storico dei paesaggi rurali, che tra l'altro prende spunto e si coniuga con il progetto di paesaggio che la Regione ha finanziato e che ha portato avanti assieme agli 11 comuni della Valdichiana, è sicuramente un'iniziativa molto utile non soltanto per tutelare, per salvaguardare, ma anche per creare le condizioni di uno sviluppo che guarda al domani. Il paesaggio rurale è uno degli elementi che va a delineare l'identità della Toscana. Eh sì, la Toscana diciamo che è la sua peculiarità principale, l'aspetto legato alla mano dell'uomo che nel corso degli anni ha modellato diciamo, il nostro paesaggio rurale, l'agricoltura che valorizza i vari territori, che ne delinea quelli che sono i lineamenti delle proprie colline e della propria montagna. Sicuramente questo tipo di aspetto è un elemento di grande valore per la nostra regione, perché è un elemento che può lavorare per mitigare, diciamo così, gli aspetti ambientali, che serve a valorizzare il nostro territorio e che ha una grande attrazione, voglio dire, nei confronti, diciamo, di operatori e anche di turisti a livello internazionale, quindi noi è un segno distintivo per la nostra regione, il nostro paesaggio rurale, e tendiamo a valorizzarlo con qualsiasi tipo di iniziativa che renda merito, diciamo, al nostro territorio. Il paesaggio della Bonifica Leopoldina della Valdichiana vuole inserirsi tra i paesaggi storici d'Italia, una soddisfazione anche per la regione toscana. Sì, una soddisfazione perché è stato fatto tanto dalla Regione Toscana su più fronti, quello del recupero delle Leopoldine, ma anche quello delle opere idrauliche che servono a mantenere questo straordinario come dire, retaggio e tradizione culturale che Leopoldo, ricordo che in quel territorio sperimentò un metodo nuovo e innovativo di bonifica rispetto a dare la possibilità a chi aveva dei terreni di coltivarli. Fino allora erano paludi.
Quindi noi dobbiamo mantenere alta questa tradizione, volendo bene al territorio, mettendo in condizioni le aziende di non avere danni. Purtroppo sempre più spesso invece questo accade, di investire in innovazione tecnologica anche sul settore agricolo forestale. Insomma, la regione deve essere presente su più fronti: promozione delle traduzioni, attenzione al territorio, supporto ai produttori e agli enti locali.